Halo The Master Chief Collection è un sogno ad occhi aperti per tutti gli appassionati del franchise di Master Chief. Questa collection, in uscita entro l'anno, includerà non solo l'accesso alla beta di Halo 5 Guardians, ma tutti i primi 4 capitoli delle avventure dello Spartan. Sarà possibile quindi giocare ad ogni capitolo nella sua versione originale, mentre Halo 2 lo troveremo nella sua edizione Anniversary, restaurata dal punto di vista tecnico. Qui a Colonia abbiamo potuto provare anche il comparto multiplayer, che fa una bella figura anche su console next gen. Tutto il comparto tecnico è stato infatti restaurato, adesso gira a 1080p e 60 frame al secondo. I modelli poligonali sono stati ricostruiti e anche le texture hanno goduto di un miglioramento della risoluzione. Due le mappe disponibili, Ascension e Sanctuary, che ancora dimostrano quanto fosse intrigante il level design pensato dai ragazzi di Bungie. Riscoprire i ritmi del multiplayer di Halo 2 ci ha fatto veramente piacere. Gli scontri sono molto serrati e la componente online ha una sua pulizia e precisione che forse sfugge anche al nuovo progetto di Bungie, Destiny. Indipendentemente dalla ristrutturazione di Halo 2, dentro la Halo Collection troveranno spazio anche i comparti multigiocatore delle altre produzioni. Anche tutti gli appassionati di Halo 3 potranno quindi giocare al multiplayer competitivo proprio come lo ricordavano. Un altro annuncio riguardante il franchise è quello del lancio di Halo Channel. Si tratta in buona sostanza di una piattaforma che mescola gioco ed entertainment casalingo. Ospiterà infatti tutte le puntate del serial televisivo Halo Nightfall e potrà essere utilizzata anche come piattaforma per trovare partite online e tenere traccia di tutte le attività degli amici. Se in qualche misura avete amato le avventure di Master Chief o se siete incuriositi dalla saga di Halo, The Master Chief Collection è un prodotto che questo autunno non potete lasciarvi scappare.